Buongiorno, allora, lunedì 27 novembre, un gelido lunedì, sto fermo lungo la Romea, tanto per cambiare, nei pressi di Chioggia, qua dopo la frazione di Sant'Anna, sto a fare 45 minuti e correre, 8 e mezza. Manca 22 minuti. E niente, stasettimana partiamo tranquilli, dai. Viaggetto nel Basso Veneto. Era quant'è? 3 settimane che non faccio video. Non lo so, nemmeno mi ricordo. Mi sono appiato un periodo di pausa che tra impegni lavorativi e impegni extra lavorativi e anche un momento per staccare un po' la spina che mi ero un po' annoiato di un po' tutte le situazioni che girava su YouTube, quindi mi sono un attimo distaccato. Vabbè, famo sto giretto oggi, Ponte San Nicolò, poi ritorniamo indietro a Cariga ad Adria. E ci andiamo a finire le ore da qualche parte, boh, credo zona Rimini, ma vediamo. E niente, ora vado a prendere un caffè, vado alla toilet e così, come scatta 46 minuti, ci rimettiamo in marcia. Allora, pausa fatta. Sono le 9. E ripiamo la strada. Chilometro 83 e 900 stavo fermo. Nonostante che sono le 9, la temperatura sta ancora bassa, stiamo a 3 gradi. Oggi non c'è intenzione di scaldare un po'. Novembre, siamo passati da inizio novembre che era ancora, sembrava ancora fine estate, a inverno pieno, nel giro di 20 giorni, 25 giorni. Vabbè. Sti 5 km di Romea è spettacolari secondo me. Io ogni volta che passo qua sulla laguna, non lo so, però mi fa una sensazione troppo bella. È un sacco suggestivo come punto. Oggi spettacolo, si vede tutte le montagne all'orizzonte. Non c'è nemmeno tanta foschia. Oggi per essere un lunedì la situazione è molto tranquilla. Questo come fine mese rispetto agli altri dà l'impressione che è molto più tranquillo, già sta molto molto meno traffico del solito. Quando sono partito da casa che ho preso l'autostrada, salì,
da Porto Santo Pio fino a Cesena Nord, che ho fatto la 14, pochissimo traffico. Aree di servizio non erano tanto affollate, quindi non c'è stato tutti i camion che era partiti la sera alle 10, che stava fermo a fare pause. E meno movimento del solito. Anche qui sulla Romea, di solito il lunedì c'è sempre più traffico verso sud sulla Romea, però verso nord è praticamente quasi inesistente. Po' di calo del lavoro. Va bene. Thank you.
messo a posto, scaricato, chiuso e mo andiamo a caricare. Allora, ripartiti dallo scarico dalla zona industriale di Ponte San Nicolò, adesso andiamo un'altra volta sulla Romea e scendiamo fino ad Adria, esattamente a Cavanella Po, e ricarichiamo. Lo scarico ci aveva impiegato 40 minuti tondi tondi. Allora, eccoci qua, caricato, sono lavato le mani, adesso facciamo pranzo prima di uscire, così dopo, prima di andare a pesare per uscire, c'è sta la zona ristoro e toilet, ci abbiamo un caffè, facciamo servizietto, adesso facciamo pranzo, tanto ormai e anche se è fatta ora, no? Corre. Mezzogiorno e 50. Ci sta, no? Quindi adesso facciamo pranzo e poi la buscimo. E ci finiamo le ore di guida che ci è rimaste. Oh ragazzi, fatto tutto. E siamo ripartiti. Allora, ci abbiamo più o meno 2 ore e 50 di guida ancora. Sta dentro 9 ore, quindi a Rimini sicuro, ma credo pure a Marotta, mi sa. Ma vediamo come mi scorre, poi decido dove fermarmi.
Allora gente, sono le 16:20, posti regolari negli stalli finiti, ci siamo accampati qua a bordo area di servizio. Sono arrivato che qui dove sto parcheggiato io ci stava un autotreno dell'Autospurghi, me l'ho immaginato, dico quello tanto sta a fare la pausa e va via. Infatti mi sono accostato da una parte, ho aspettato che è andato via e mi sono parcheggiato. Poi è arrivato sto collega qua davanti e mi sono tirato indietro per fargli spazio, così si è parcheggiato pure lui qua. Niente, mo scriviamo i compitini qua sull'agenda e abbiamo chiuso la giornata. 8 ore e 45. Niente, già la GoPro che mi fa gli spetti. Mi si è interrotta la registrazione. Dicevo, 8 ore e 45, 12 ore di impegno. E stiamo in pausa. Adesso posso iniziare a usufruire veramente del mio tempo. Allora, ce la faremo a chiudere questa giornata. Quindi, ricapitolando, 8 ore e 45, 12 ore di impegno. Mi sono fermato che era le 16:20. Sto parcheggiato di fortuna perché, nonostante sto in direzione sud, già l'area di servizio qui prima del Riccione è un po' piccolina, era piena, stavamo parcheggiati fuori dai posti regolari. E quindi eccoci qua. Come dicevo, mo scrivo i compitini qua. Nel frattempo vedo anche dei senti la base per domani che programma ci sta, così mi organizzo. E niente, poi posso usufruire liberamente del mio tempo di riposo. Va bene, dai, mo faccio qua, poi ci aggiorniamo più tardi. Allora, cenato, adesso andiamo a chiamare il fabbro che è arrivato pure lui qua, parcheggiato qua davanti. Ci andiamo a pigliare un caffè. Quindi c'è una pianta chiuso? Come si è chiuso? Si è chiuso la chiave? Si è spegnuto. Ma si è accesa prima? Ecco, la mo si è spenta. Si è chiuso con la chiave là. Non mi far fare lo Fabbro, stupido. Fabbro, mo ci fai l'imitazione di un collega nostro che No, fa manovra. no, Dai, dai, dai. No, ma la si fatta a me, la devi no, fare a tutti. no, no, dai, 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 non si Fabbro. può fare, Dai, fallo. Com'è, com'è? Così. Poi quando si concentra come fa? Com'è lo dettaglio? Così, Lì, lingua fuori. Vabbè, questo è cazzeggio durante la pausa. Stiamo usufruendo liberamente del nostro tempo di riposo. Eh già. Aspettando la chiusura dell'autostrada, perché alle 10 chiude l'autostrada tra Rimini Sud e Riccione, noi altri stiamo prigionieri fino a domani mattina alle 6. Buonanotte Fabbro. Vado a dormire anch'io, ragazzi.
Oh, che bel calduccio. Ho lasciato il riscaldamento acceso e la luce che si spegne sempre. Allora, sono le 10 e possiamo avviarci alla chiusura della giornata ufficialmente. Allora, eccoci qua. Adesso, prima di andare definitivamente a riposo, devo sistemare un paio di cose qua al PC e vi saluto. Allora, sto videino, sta giornata tranquilla, un viaggetto tranquillo che si conclude domani mattina, che tanto alle 8 sto giù da noi per scaricare. Era più che altro per lasciare un ricordo del 27 novembre 2023, cioè 17 anni dopo, 27 novembre 2006, quando ho aperto sto canale. E onestamente, quella volta, quando ho aperto l'account YouTube, tutto avrei pensato meno che dopo 17 anni facevo video su sta tematica qua, cioè su sto genere qua. Mi ricordo che quando l'ho aperto era più che altro per caricare qualche video amatoriale, così per cazzeggiare con mio cugino, che andavamo a giocare con le macchinine, alle prime armi. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci vediamo alla prossima e buonanotte a me e buon proseguimento a voi.